si avviarono verso la stanza. Come medita Egle di Vubi. Adesso era di nuovo nella scuola e davanti al maestro. Si avviarono verso la stanza, dove percorrevano il ponte, che li conduceva nei piani di esistenza più sottili. Egle attraversava quel ponte in modi diversi, secondo i suoi stati d'animo. Durante la meditazione non pensava quasi mai a se stessa, tanto che all'inizio si meravigliava di aver raggiunto subito l'astrazione dal mondo fisico. Solo molto tempo dopo sentì che la meditazione le era di solito favorevole, perché l'assentarsi da se stessa le era divenuto naturale. Favorevole in che modo? Nell'unico modo possibile. Egle evadeva in una unità inimmaginabile, dove la separatività io-tu, tu-io, era superata. E lei si fondeva in una realtà che aveva colori simili ai suoi, che non erano mai oscuri o grigi, ma gialli, di un giallo color oro, chiari, luminosi, le cui vibrazioni la espandevano ancora in altri esseri. Egle pensava così, mentre il maestro si era voltato verso una donna che si era affacciata sulla porta. Le fece cenno di entrare. La donna era minuta e aveva un'aria intellettuale. Strinse forte la mano di Egle. «Questa amica si chiama Morena», disse Calaco, «e oggi mediterà con noi». Si sedettero sui tappetini vicini alla stufa. Morena si era posta di fronte ad Egle e la guardava intensamente. Rigida, con le mani intrecciate in grembo, pareva stranamente a disagio. A un cenno del maestro iniziarono la meditazione. Egle pronunciò nell'intimo la sua invocazione e per unirsi a Morena, che avvertiva sofferente, invocò le sue guide con la sua frase. «Maestri, come vi amo in Morena!» Se ripeteva più volte questa frase, Egle metteva in discussione nei suoi corpi superiori le categorie che lei usava normalmente, come pensare, ragionare, dedurre, e affondava in una spirale in cui entrava in una unione ineffabile con la persona che aveva nominato. Era possibile? Era possibile perché avveniva. Egle si espanse nel suo intimo fino a che sconfinò in Morena che meditava di fronte a lei. Era una conoscenza che superava tutte le sue conoscenze e insieme le includeva tutte e tutte si aggiornavano nel suo sconfinamento in Morena. A quel punto l'essere Egle si pose di fronte alla scelta se sprofondare completamente in un essere più vasto che in quello stato si chiamava essere Egle Morena, o rimanere l'essere Egle. Era una scelta che non poteva essere assorbita da nessuna delle categorie della mente che Egle possedeva al di fuori della meditazione. Non fece questa scelta perché la sua mente, non la sua coscienza, non lo permise. Quando Egle, al termine della meditazione, poté comunicare con Morena per via umana, seppe che anche Morena si era posta in ascolto del suo essere, che le apparve invaso dall'essere Egle. Morena disse che mai questa invasione aveva avuto a che fare con ciò che lei conosceva prima di quella meditazione, e anzi, che era precipitata dentro un nuovo apprendimento che esigeva il superamento dei suoi concetti precedenti. «Che cosa intendi per concetti precedenti?» chiese Egle. Morena arrancò nella risposta. Fino a che intervenne il maestro Calaco, che spiegò. «Una domanda più facile è: che cosa succede quando ci immedesimiamo nell'altro?» La risposta è sempre soggettiva ed è l'osservazione che fanno di se stesse le persone che sono giunte a questo punto della meditazione. Si chiedono che cosa gli sta succedendo e nello stesso tempo si accorgono, ed è questo l'avanzamento, che non è più la loro mente a possedere completamente ciò che gli succede. «Io continuo a non capire», lo interruppe Egle. «Io so che nel momento in cui mi sono immedesimata in Morena, chiamiamola immedesimazione,
sono entrato in una meraviglia per ciò che mi succedeva. Non era la meraviglia di cui normalmente si parla, ma era un continuo benessere. Non ho provato, cioè, una meraviglia statica, ma una meraviglia sempre più raffinata. Era uno stato di coscienza più avanzato dell'immedesimazione in una sola persona. A me è sembrato così. «Ti ringraziamo», disse il maestro, «ma devi sempre tenere presente che questa è stata la tua via». Morena guardava Hegel con una espressione estatica.